Non è il primo anno che AMSA si presenta al fuorisalone, anzi per la precisione è il terzo anno. Ci teniamo ad esserci per comunicare quello che facciamo come AMSA e i concetti di economia circolare che animano la nostra attività. Quindi abbiamo fatto due presenze al fuorisalone facendo capire come possono essere portati a nuova vita gli oggetti d'arredamento, e qua invece abbiamo un'installazione particolare realizzata dagli studenti di NABA, della Nuova Accademia delle Belle Arti, che hanno realizzato questa installazione interamente con materiali riciclati. Quindi quello che vedete sono pannelli di legno e poi questo tavolo fatto con gli scarti di alluminio e una serie di statue fatte sempre con materiali riciclati, stampati a 3D, che rappresentano il lavoro dei nostri operatori. Perché alla fine quello che ci piace anche valorizzare è il fatto che questo è un lavoro che resta un lavoro labor intensive, resta un lavoro fatto sulla strada, sul territorio, e chi lo svolge sono le nostre operatrici e i nostri operatori che sono qua stilizzati e rappresentati da queste sculture. Quest'anno abbiamo riprodotto una architettura ispirata al designer Kenny Isaacs, di cui ricade il 50°. Con naturalmente un approccio progettuale molto nuovo e innovativo rispetto ai 50 anni fa, e abbiamo questa situazione di abitativa, quasi abitativa, con tutti collaborando con AMSA, gruppo A2A, con tutti i materiali o riciclati o riciclabili. Abbiamo poi il contributo degli studenti, che soprattutto è nella comunicazione. Ci sono dei poster che i visitatori possono prendere come ricordo, e la rappresentazione anche dei lavoratori di AMSA reinterpretati dai nostri studenti. Il valore del riuso, anche insegnato in un'accademia come la vostra? È allo fondamento del progetto. Io non dico che siamo sostenibili, anzi io mi definisco un designer insostenibile, perché ogni progetto dovrebbe essere sostenibile, dovrebbe avere una componente di sostenibilità nel momento in cui nasce. Non deve essere dichiarato, ma deve essere una pietra fondante di qualsiasi livello di progettazione.